Ciao a tutti, bentornati sul canale. Eccoci qua a colazione e sto mangiando un pezzo della mia torta di carote con la crema e in mezzo ci sono tante cose buone. Troverete la ricetta qua sul canale. Questo qua invece è la mia avena overnight con un po' di cacao e latte di mandorle. E qua c'è il tè, il solito tè green tea, questo qui con arancia e fiore di loto. Molto buono, si sente l'arancia, quindi questa è la colazione di oggi e questo è il pranzo. Oggi mangio queste pennette con un ragù, con un po' di carne e poi mangio dei fagiolini e poi esco subito perché alle 4 devo andare, devo essere a Buckingham Palace, quindi il pranzo è così, veloce, veloce. Eccomi qua, sono a Buckingham Palace e alle 4 ho l'ingresso per visitare i giardini della regina. Eccoci qua all'interno dei giardini, quindi vediamo Buckingham Palace dall'altra parte. Cosa c'è dietro Buckingham Palace? C'è questo giardino enorme dove le persone possono fare i picnic in questo periodo, perché appunto è stato aperto al pubblico, pare solo per questa estate, insomma. E quindi vi faccio vedere qualche scorcio di questo giardino. Qua ci sono anche dei piccoli, come dire, degli angoli, insomma, dove poter acquistare il gelato, prendere il tè, delle torte. Però vabbè, io non avevo fame, quindi mi sono limitata così a fare un giretto e scattare qualche foto. Quindi vi lascio le immagini di questo giardino, insomma, che è veramente molto rilassante. L'erba è bellissima. Bellissima, sembra finta. Ci sono anche diversi fiori, però quello che colpisce è soprattutto questo verde, insomma, super rilassante. E dopo i giardini mi immergo di nuovo nella città e sono qui a Covent Garden. Faccio un giretto a Covent Garden dove ci sono delle installazioni colorate artistiche molto interessanti, ve le faccio vedere e poi vado a prendere un aperitivo. Vado al Sushi Samba, che è un locale. Si trova su due livelli, si può stare sia a livello strada oppure si può entrare sopra, proprio dentro diciamo, a questa struttura del mercato e loro hanno sopra anche un balcone, però noi abbiamo deciso di rimanere sotto e quindi qui ci sono un po' di sushi e l'aperitivo. I sushi al Sushi Samba sono spettacolari, buonissimi, quindi vi consiglio questo posto. Poi facciamo un altro giretto a Covent Garden e poi ci viene un po' fame e abbiamo deciso di provare un hamburger da Gordon Ramsay, che ha aperto dei locali nuovi dove poter mangiare appunto l'hamburger. Si chiama Street Burger, una cosa del genere. Praticamente questo è l'hamburger che prendo io con il formaggio, i cetrioli che mi piacciono tanto, e poi c'è una salsina di pomodoro, niente male, le patatine e prendiamo anche degli anelli di cipolla super fritti con le loro salsine d'accompagnamento e io bevo acqua. E quindi con questo hamburger da Gordon Ramsay, che sì, è buono ma non è niente di che, finisce il video. Spero che questa giornata mangereccia e un po' in giro per Londra vi sia piaciuta. Se è così, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi va, commentate e mi raccomando, rimanete con me, ci vedremo qui, sempre qui, per altri video. Ciao, al prossimo video, lasciate un like, iscrivetevi e commentate. Ciao ciao!